Salve a tutti ragazzi, sono Elfio e benvenuti in questo nuovo episodio delle Terre Innevate della Corona. La scorsa volta vi ho fatto vedere come si fa a catturare tutti i regi. Come sapete, quando ho concluso il video, mi mancava ancora Regi Drago. Ci sono due modi per ottenere sia Regi Drago che Regi Eleki. Uno dei metodi, come ho fatto io, è scambiarlo con un amico. L'altro modo invece è avere due account sulla nostra Nintendo Switch e catturare l'altro tipo con l'altro account. Dopodiché basterà semplicemente andare in Pokémon Home, depositare con l'altro account l'altro Pokémon e ritirarlo con l'account principale. Detto questo, ragazzi, oggi vi farò vedere come si fa a catturare Regigigas. Iniziamo! Eccoci qui, ragazzi. Allora, prima di entrare nel vivo del video di oggi, vi faccio al volo le solite raccomandazioni, ovvero iscrivetevi al canale se non siete già iscritti e lasciatemi un commento e un like a questo video. Il vostro supporto è importantissimo per aiutarmi a continuare a portare contenuti sul canale. E visto che siete lì, date anche un'occhiata ai vantaggi che ho previsto per chi decide di abbonarsi al canale e diventare così un vero lupo. Eh già, il branco dei lupi di Elfio. E ragazzi, ultima cosa, date anche uno sguardo alla descrizione perché oltre alla descrizione vi lascio sempre dei link utili per fare degli acquisti a dei prezzi vantaggiosi. Dunque, oggi vi faccio vedere come si fa a catturare Regigigas, perché all'inizio vi ho fatto la premessa a proposito di Regieliki e Regidrago, perché ovviamente per poter catturare Regigigas dovete avere tutti gli altri regi. Con tutti gli altri regi con voi, non dovete far altro che andare in questo punto preciso della mappa, che adesso vi faccio vedere. Basta scendere da qua. Sempre tutto molto vicino in realtà, partendo da Fritzdale, ragazzi, ve lo faccio vedere. Ma comunque il punto della mappa posso anche mettervelo in evidenza in post-produzione, così potete vedere facilmente di che punto della mappa stiamo parlando. Comunque costeggiate queste rovine proseguendo sulla sinistra, seguendo il sentiero, e arrivati quassù in alto troveremo queste pietre sistemate in questo modo. Ora ragazzi, c'è una nebbia pazzesca, ma vi assicuro che questo è uno dei luoghi che più comunemente attraversate per andare da una parte all'altra nella Landa Corona. Qui al centro c'è questo raid e adesso che abbiamo tutti i regi con noi, salviamo prima di iniziare, che è meglio. Qui davanti. Ok, perché questo Pokémon è veramente fortissimo, ragazzi. Clicchiamo sulla tana e vedrete che questa tana emette una luce fioca. Vuoi esaminarla? Esaminiamola. E partirà un raid con Regigigas. Ragazzi, non so se si dica Regigigas o Regigigas, comunque poco cambia, è un gigantone bello grosso ed è anche di livello 100, ragazzi. Piccolo particolare di questo raid è che noterete che siamo da soli, dobbiamo affrontare questo bestione completamente da soli ed è per questo che vi consiglio di entrare preparati e di salvare prima di entrare nel raid. Gigamaxizzare è impossibile con il mio Eternatus, però l'ho messo dentro proprio per sparare il cannone Gigamax Dynamax, volevo dire, a tutta potenza. E spero di riuscire a sconfiggerlo da solo senza troppe difficoltà. Direi che con 3 o 4 colpi ce la dovrei fare. Non so se Eternatus mi regge, ragazzi, però. E oltretutto non mi sono accertato di avere tutti i cannoni Gigamax che mi servono per terminare lo scontro. Ma vediamo. Potrei anche farcela con un'altra mossa che non sia cannone Gigamax, ma credo che me ne basti un altro. Come cavolo si chiama questa mossa? Una mossa incomprensibile. Ultimo cannone Dynamax. E credo che l'abbiamo sconfitto, ragazzi. Ce l'abbiamo fatta. Come vedete è semplicissimo. Ho deciso di dividere in due i video in cui prendevo tutti i regi senza includere Regigigas, perché vi volevo portare molto molto velocemente il video in cui catturavamo il gigantone da solo. Quindi così basta solamente farvi vedere la location e tutto il resto va da sé. È tutto molto semplice. Raga, io gli tiro la Pesoball, che è un po' diversa e funziona particolarmente bene con i Pokémon pesanti. Direi che questo qui è bello pesante. Ed è anche una bellissima Pokéball che voglio utilizzare per questo
bestione che probabilmente utilizzerò molto spesso da qui in avanti, visto che credo sia il primo Pokémon livello 100 che ho, perché per il resto non è che io mi ci sia dedicato proprio tanto a livellare gli altri Pokémon, piuttosto sono stato attento alla squadra dei pony. Comunque l'abbiamo catturato, ragazzi. Una Pokéball pesante per un Pokémon molto pesante. E vediamo che cosa dice. Vabbè, no, lo inviamo al box Pikachu. E niente, il Pokédex non ci ha dato neanche delle informazioni. Volevo leggere qualche curiosità su questo Pokémon, ma non è comparso nulla. Vabbè, ecco fatto, velocissimo e facilissimo. A questo punto non mi resta nient'altro da fare che salutarvi e darvi appuntamento al prossimo video, sempre qui sul mio canale. E come al solito vi ricordo di iscrivervi al canale se non siete già iscritti, di lasciarmi un commento e anche un bel like. E visto che siete lì, date anche un'occhiata ai vantaggi che ho previsto per chi decide di abbonarsi al canale, come questi abbonati qui. Ed in particolare devo salutare Chronic, Cosmin, Yuki e Antonella. Ragazzi, siete davvero grandiosi, dei veri lupi. Ah! Grazie mille per il vostro supporto. Ciao!